Bella ragazzi, io sono Marco Feudale e questo è Feudo Music e oggi vi mostro come fare l'intonazione di una chitarra elettrica con ponte tremolo o in realtà anche ponte hardtail, sono equivalenti almeno per quanto riguarda l'intonazione. La prima cosa che dovete fare è regolare l'action delle corde, ovvero l'altezza delle corde dal manico, il truss rod, tutto quello che potete fare sul capotasto e poi a quel punto regolare l'intonazione. Questo perché sebbene di poco, abbassare o alzare le corde dopo aver fatto l'intonazione potrebbe farvi perdere un pochino di intonazione sulle corde, perché comunque si accorcia o si allunga la corda dal dodicesimo tasto al ponte, quindi potreste avere problemi, ma in realtà a volte è quasi impercettibile, quindi diciamo dovete trovare un equilibrio fra le due cose. Quindi a questo punto io ora accelero fino a quando non ho finito la parte di regolazione dell'action, che è abbastanza semplice in realtà, basta abbassare una corda di un pochino, sentire su tutti i tasti se frigge e a quel punto decidere se abbassarla ancora o se siamo soddisfatti così. Io di solito cerco di abbassarla il più che posso se devo usare una chitarra per il metal o per lo shredding, mentre per chitarre ritmiche generalmente le lascio un pochino più alte. Ora accelero e riprendiamo tra poco. Quindi ragazzi, adesso regolare l'intonazione è abbastanza semplice, bisogna premere la nota al dodicesimo tasto e fare in modo che sia uguale l'armonico artificiale al dodicesimo tasto, come state vedendo adesso. Ovviamente io ho attaccato un accordatore in questo momento. Se la nota è crescente, la nota premuta al dodicesimo tasto è crescente, dovete allontanare la selletta dal capotasto, quindi avvitarla. Se invece la nota è calante, dovete avvicinarla al capotasto. Questa è semplicissima come cosa in realtà, perché se la nota è crescente vuol dire che la corda dal dodicesimo tasto al ponte è troppo corta e quindi dovete allungarla per abbassare la tonalità della nota. Se invece la nota è calante vuol dire che la corda è troppo lunga e quindi dovete accorciarla per alzare la tonalità della nota. Ora qui mi si romperà una corda per una cazzata che ho fatto, quindi andrò avanti e ci riprendiamo tra un momento.
Quindi a questo punto bisogna ripetere questo procedimento per ogni corda e potete vedere che bene o male le sellette hanno una precisa disposizione, ovvero abbiamo il miccantino che è quello più vicino al capotasto. Scusate un po' di mal di gola. Poi il Si che è un po' più indietro e il Sol che è un po' più indietro. Scusate, il Re invece è più avanti rispetto al Sol, il La è più indietro rispetto al Re e il Mi è ancora più indietro. Questo perché, diciamo, c'è una precisa disposizione che permette di compensare per la tensione e lo spessore delle corde, nella sezione delle corde. Quindi ripetete questo procedimento per ogni corda e poi a quel punto potreste dover regolare un pochino l'action delle corde. È vero che ho detto prima che non bisogna regolare l'action dopo aver fatto un'intonazione, ma in realtà bisogna trovare, come dicevo, un equilibrio fra le due, perché cambiare l'action cambia un pochino l'intonazione, cambiare l'intonazione cambia, se anche di poco, l'action, perché comunque state spostando un pochino la selletta e sebbene impercettibile l'action potrebbe cambiare, quindi bisogna trovare quel pochino di equilibrio fra le due cose, regolo uno, regolo l'altro, come tutte le cose in liuteria, ma specialmente nella parte di regolazione della chitarra, bisogna procedere per piccoli incrementi che piano piano ci portano ad avere una perfetta intonazione e un perfetto setup. La fretta su una chitarra, sulla regolazione di una chitarra, non è ben accetta, non è consigliata, perché sì, potete magari regolare una chitarra con 20 minuti, ma è davvero regolata bene? È davvero il massimo che potete fare? Probabilmente no. Quindi io vi consiglio di fare attenzione a questo piccolo dettaglio. Come vedete, infatti, adesso sto piano piano abbassando un pochino l'action della corda. E quindi ho detto, ok, vediamo, ora la tiro un pochino per assicurarmi che sia perfettamente accordata e poi a quel punto regolo di nuovo l'intonazione. In questo modo avrò un'intonazione, un action perfette. Però c'è da dire che il grosso dell'altezza delle corde, l'angolazione del manico, quanto è stretto il trastro, il capotasto, devono essere regolate prima, altrimenti vi trovate con niente, davvero niente di niente. Quindi a questo punto vediamo che cosa c'è dopo, perché io non me lo ricordo. Quindi siamo arrivati alla fine di questo tutorial e spero sia stato abbastanza utile, e c'è un paio di altre cose da dirvi. Ora, assicuratevi sempre di avere la chitarra con il manico non appoggiato a qualcosa, ovvero il manico deve essere libero, potete anche intonare tenendo la chitarra in posizione suonata, ma io vi consiglio di poggiarla su un tavolo avendo un supporto morbido sotto, come vedete sul corpo, in modo da non graffiarla. Il manico però deve essere libero, non deve essere appoggiato, perché sennò cambiate leggermente l'accordatura della chitarra e quindi l'angolazione del manico, se anche di pochissimo, e falsate l'intonazione. Quindi a questo punto io semplicemente non ho fatto altro che, ma avrei dovuto tagliare questo pezzo, no, eccolo qui, non ho fatto altro che
mettere un pochino di cera sul manico, perché questa chitarra era un po' secca, la finitura non era eccezionale, ma comunque il tutorial è finito. Io spero di essere stato abbastanza esaustivo, e questa volta la parola me la sono ricordata, e spero che questo tutorial vi sia stato utile. Nel caso potete, ammazza quanta cera c'avevo all'epoca, e potete tranquillamente commentare, potete tranquillamente lasciare un mi piace o un non mi piace nel caso il video non vi è piaciuto, ma poi io vi vengo a cercare a casa. E nel caso invece il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate. Se vi interessano altre informazioni, fate attenzione ai cacciaviti e non graffiate la chitarra dei vostri clienti. E quindi basta, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto ancora. Nel caso vi interessa altra roba del genere, c'è il mio canale, che non pieno di sta roba, ma c'ho una novantina di video. Comunque, c'è sta qualcosina, andateci a dare un'occhiata. Quindi, ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Bella! Meglio!